gara di questa finale tanto attesa ad Aprilia, quinto trofeo Orro Capital 2016, CLS sempre in partita, poi negli attimi finali è arrivata questa beffa, ma soprattutto lo sbaglio dal tiro libero. Insieme a Riccardo Pignatello un po' l'analisi di questa sfida finale. Sì, hai detto bene, noi siamo stati sempre in partita, sappiamo che loro erano un'ottima squadra, giocatori di massimo spessore. È stata una bella finale, combattuta fino all'ultimo, dove purtroppo non sono riuscito a segnare il tiro libero. E il rammarico c'è perché la potevamo portare a casa. Ecco, dov'è che c'è più rammarico? Nell'aver sbagliato questo tiro libero o non aver sfruttato al meglio le occasioni precedenti? Ma penso, da parte mia personale, è il tiro libero. E se poi analizziamo bene la partita, ci metto anche tutte le altre occasioni in cui appunto c'è anche il mio tiro sbagliato, e complimenti al portiere loro perché ha salvato varie occasioni. Adriano Lorenzoni, uno che in fatto di gol non si fa mai pregare, soprattutto non c'è mai l'attesa, anche perché quando si trova in possesso di palla, veramente brividi forti fa correre sulla schiena degli avversari. Sì, diciamo che lavoro tanto, diciamo, per fa queste cose, per la minima opportunità di cercare di far male all'avversario, diciamo così. Ecco, Adriano, tanto futsal in giro per palazzetti, in giro per sintetici, tanti impianti sportivi nel corso di questa carriera in Italia. Quando comunque si sceglie di scendere in campo come in queste manifestazioni proprio nel centro della città, c'è tanto interesse, forse molto di più di quanto se ne vede nei palazzetti durante la stagione. Guarda, anzi, do complimenti agli organizzatori, è la prima volta che vengo, è veramente uno spettacolo vedere la gente così, magari tutte le piazze o tutti i comuni facessero una cosa del genere, veramente mi sono stupito perché è una bella cosa. Forse c'è un po' di saudage, come dite voi, quello che voi poi vedete un po' caratteristica nel vostro paese di origine. Bravo, diciamo che questa è veramente la saudade, mi viene la pelle d'oca perché è come se sto giocando in una piazza lì vicino a casa mia, mi ricordo tanto, ho fatto tanti lì pure lì in Brasile. Bellissimo, bellissimo torneo, guarda, do i complimenti agli organizzatori. Allora, Cristian Trobbiani, quest'anno nelle vesti di organizzatore un infortunio, fortunatamente c'è il recupero lento, ma c'è il recupero, c'è anche un po' comunque sofferenza nell'osservare così tanti giocatori, anche tanti compagni di squadra nei tanti anni di futsal. Sì, è proprio così. Purtroppo la palla gira e io non gli posso correre dietro in questo momento, però diciamo che l'organizzazione è sempre al top per questa città che merita e al top per questi giocatori che meritano. Questa sera, questa finale vedeva diversi giocatori sia della United sia nella squadra CLS Intralot che nella squadra Oro Capital. Questo per noi è un vanto che i nostri giocatori arrivino nelle finali comunque anche di tornei così di rilievo. E niente, sono contento perché è stata una bellissima finale tirata fino all'ultimo, quindi complimenti ai vincitori, che è stata l'Oro Capital, ma complimenti molto ai vincitori della scorsa edizione CLS Intralot. Quindi niente, lo sport vince sempre e questa sera, come hai potuto vedere, ammonizioni, espulsioni non ci sono state, ha vinto veramente lo sport. Allora Cristian, spettacolo puro nel rettangolo di gioco, rettangolo verde in piazza, questa splendida piazza di Aprilia, come ogni anno torna questo appuntamento, la piazza comunque e la cittadinanza ha risposto veramente alla grande, perché c'è stato veramente un grande pubblico. Mai forse come ogni anno ci troviamo a dire questa frase, forse sarà anche un po' retorica, però ogni anno vediamo sempre più appassionati, curiosi intorno a questo rettangolo di gioco. È vero, guarda, mi colpisci nel segno, perché io sono sempre più stanco nell'organizzare tutto questo, perché la famiglia cresce, si allarga, la famiglia sportiva anche si allarga e comunque c'è anche l'Oro Capital. Qua già si parla della sesta edizione e comunque diciamo che se lo facciamo e continueremo a farlo è solo perché questa città, come vedi, risponde sempre bene, e avere un pubblico insomma così importante che viene tifa ad ogni gol, ad ogni fallo e ad ogni situazione, non dimenticandoci anche che il pomeriggio c'è stato il trofeo United. Bravissimo, proprio questo volevo mettere in risalto, che quest'anno si è voluto dare molto più risalto alle categorie giovanili
forse un po' troppo bistrattate negli anni, non in questa cittadinanza, parliamo un po' in generale con quello che succede anche al di fuori di Aprilia, però quest'anno proprio lo United ha voluto dedicare uno spazio proprio al giovanile. È vero, Aprilia dedica molto ai piccoli, molto a un bel vivaio nel quale le città, delle squadre di Roma, Lazio e limitrofe comunque vengono a pescare nel nostro vivaio. Noi siamo contenti, è il fiore all'occhiello dell'Agropontino, quindi comunque continueremo col trofeo United e continueremo anche con il trofeo Oro Capital e Memorial Donazzolo, e per la famiglia Nicolas Blano che ci aiuta in tutto, e per la famiglia del caro Giovanni Donazzolo che comunque ricordiamo ad ogni anno per questo Memorial. Bene, grazie lo stesso anche a Cristian Trobbiani.